diversa dalla Serie B. Comunque credo che, per quanto ha fatto vedere fino ad ora, Schillaci ha le possibilità. In barriera per la Juventus, la battuta verso il centro. Come abbiamo detto prima, la Juventus deve giocare palla bassa, superare i difensori del Napoli nel gioco. Ricordo che Davalo ha vinto le Olimpiadi di Seul nel 1988, un anno fa, in finale 2-1 contro il Brasile. Si impose l'URSS, una grandissima finale. Napoletani, ma ovviamente temuto dagli avversari. La battuta di Maradona, Baroni e Corradini, Fusic è portato a giocare da ultimo uomo. Ormai questa squadra... Pallone, un intervento piuttosto rude di Galia. Calcio di punizione per il Napoli, l'arbitro però ha lasciato proseguire, poi c'è stato anche questo intervento di Aleinikov, norma del vantaggio, ma poi l'Anese ha dovuto fermare il gioco. Maradona, sbaglia il tocco Maradona, ma interviene ugualmente dalle retrovie per il Napoli-Ferrara, ancora Maradona, indietro, d'altra parte Gaetano Scirea è un grandissimo. È sempre difficile. Il settembre scorso in Polonia, ma già comunque stava lavorando con Ara, quindi il tocco in direzione di De Napoli. Tutto inteso. Crippa per Maradona, l'appoggio per De Napoli, quindi ancora Maradona. A voce di un compagno della squadra avversaria. Comunque vorrei ritornare su quel cross che poi Ferrara ha respinto la palla di testa. Ecco, la Juventus non deve giocare con le palle alte, deve giocare palla bassa se vuole mettere in difficoltà la difesa del Napoli. Un uomo solo in barriera, Maradona studia la situazione, il tocco di Careca per Crippa, area di rigore, Crippa, gol! Allenamento, non può essere che così. Il tocco di Maradona, Careca di prima per Crippa è marcato da Marocchi, in difficoltà, fisicamente è molto massimo Crippa, grandissimo Careca. Quando giocavo io, andare a Torino con la Juventus è sempre stato molto difficile. Stadio di Torino che dà senz'altro un bellissimo colpo d'occhio, soprattutto Beppe è uno di quegli stadi. Pallo, l'avversario era un paio di metri. Ha chiesto la punizione, però come hai detto giustamente tu è scivolato, non è stato toccato. Maradona, alla meglio su Galia, perde palla di Careca, palla Crippa e Napoli in vantaggio per una rete a zero, squadra nella quale ha giocato per tantissimi anni. Maradona. Olimpiadi di Seul, la Juventus lo chiamò per allenare la squadra. Al posto di Maradona c'era quello su Baroni, battuta la punizione, Maradona di prima, tutto bene. No, era vicinissimo. Maradona, la palla! Con gli avversari, loro devono giocare in velocità, portando via il tempo e agli avversari. La retroguardia partenopea di Napoli, la battuta di Maradona, il pallone va alla testa di Fusi, poi ancora Zavaro fra due uomini, viene fermato da Maradona addirittura in ripiegamento difensivo. Però tutta la Juve sono uniti per poter difendere questo risultato, che sarebbe veramente importante se finisse così. Sarebbe un trampolino di lancio davvero verso la conquista delle seconde, arrivare allo scudetto, lo hanno fatto con te pagandoti 2 miliardi, il primo acquisto miliardario nella storia del calcio nel 76, e poi si è sempre cercato di comprare dei grandi giocatori. Sì, diciamo che Napoli merita questo sogno della finale. Il colpo di testa ora di Baroni a liberare l'area di rigore. Marocchi sull'arbitro, pallone recuperato da Fulvio, offerto a Maradona. Il Napoli sia una grande squadra, si capisce anche da come stanno giocando in questo momento Maradona, Careca e Carnevale, tutti a proteggere il vantaggio. Abbiamo visto qui l'esempio di quello che stai dicendo tu, è proprio la posizione. Il colpo di testa di Pasquale Bruno, la palla colpita, toccata da Crippa verso Maradona, due su di lui. Galia su Maradona, Maradona dice di aver subito del giocatore argentino. Maradona fra due uomini, è stato scalciato, poi si è fermato in avanti Francini, che si è visto poco in posizione offensiva. Maradona e la Juventus, poi Maradona dentro il di Casiraghi al posto di John, palla terra o palla alta. Beh, questo offensivo della Juve possa scemare. Il servizio per Marocchi in area di rigore, la scivolata di Fusi per Maradona.
Beppe, forse è stato l'intervento più rischioso. Zona di difesa. Ah, non c'è niente da fare, lì non ci sono parole. In barriera e il portiere a chiudere il passe. Il colpo di testa di De Napoli ancora, poi è Maradona. Maradona allontana di guanti di velluto. Il modo migliore perché ha rischiato veramente di fargli male. Maradona su Bonetti. E Maradona, magia. Perso 2-0 a Madrid in uno stadio vuoto. Il Real doveva scontare una squalifica del campo. Al ritorno poi Napoli in vantaggio 1-0 sulla Real. Per recuperare una finta, poi perde palla. Sembra uno stop raggiunto, ma diciamo l'importanza di chi deve starsene solo in avanti, a tenere impegnati due uomini, anche aiutare la squadra con un'anno di difesa, ma non può. No, deve assolutamente stare su, sennò quei pochi palloni che il Napoli riesce a giocare, il giocatore Carmando, non si può dire nulla, ovviamente, giusta la munizione su Bonetti. Sì, ma ci stava tutto. Maradona gli ha nascosto il pallone, quasi lo ha allontanato. Bonetti qui al mio fianco in postazione, Beppe Savoldi sta soffrendo, d'altra parte le stagioni vissute a Napoli ricorda ancora con grande gioia, diciamo che sono ancora fresco dell'aria di Napoli. No, Napoli ce l'ho ancora nel cuore e poi ti invitano. E ancora Fusi, quindi Maradona, l'intervento falloso di Zavaron. La punizione in favore. E allora è chiaro, dietro magari. De Napoli. Il passaggio per Maradona. Bagalia su Maradona. C'è anche Marotti, poi il tocco per Careca, perde palla. Di Bonetti, poi è Alenikov, quindi ancora Di Agostini su Maradona. Controlla e poi mette in gol l'1-1. Forse il gol non è 2. Poi riesce a superare Di Agostini e Alenikov, anche Marocchi in difficoltà, quindi da palla a Maradona. La finta di corpo di Maradona, poi lancio in profondità per Crippa. Deve tenere la palla in campo, serve Fusi, poi Maradona. Maradona lungo. Tira, segnala il gol del 2-1. E Beppe, forse il 2-1 per la Juve non sarebbe del tutto immeritato. No, tutt'altro. D'altra parte... Maradona, poi Dario Bonetti che allontana la palla, il giocatore che ha segnato il gol dell'1-1, Bonetti, Maradona. Sì, il calcio è proprio è strano, è imprevedibile, non si sa mai quello che succederà. E nulla a che vedere con la marcia di Giuliani, inquadratura per Diego Armando Maradona, il pubblico partenopeo applaude. Sì, la partita praticamente finita e questa sua espulsione è di fatto. Ecco qua, 1-1, finisce 1-1 tra Juve e Napoli.